In Italia ci sono circa, considerando che il rifiuto organico pesa attorno al 30-35% rispetto al totale del rifiuto urbano, ci sono circa in prospettiva 9 milioni, 10 milioni di tonnellate di rifiuti organici, già ora ne vengono raccolte, valorizzate, trattate circa 6 milioni di tonnellate, considerando che da 100.000 tonnellate, faccio riferimento a un pochi impianti che è partito, da 100.000 tonnellate di frazione organica, si generano circa 7 milioni e mezzo di standard metri cubi di biometano, dai 10 milioni di tonnellate, vogliamo essere ottimisti, semplifico molto, potremmo arrivare a una produzione media sulle 750 milioni di standard metri cubi di biometano. Considerate che l'attuale consumo di metano di origine fossile per autotrazione nel nostro paese vale circa 1 miliardo di standard metri cubi. Quindi con la produzione di biometano da rifiuti, se poi ci aggiungiamo le componenti agricole e altre componenti ancora, sicuramente abbiamo un volume maggiore, potremmo avvicinarci quasi a coprire il fabbisogno di metano per autotrazione nel nostro paese. Considerando che l'elemento di circolarità del biometano viene accresciuto dal fatto che ha caratteristiche del tutto analoghe al metano di origine fossile e rispetto all'utilizzo del metano di origine fossile abbiamo un paese che è infrastrutturato con le dorsali gestite da SNAM, con le reti gestite dalle aziende locali ed è come dire, tecnologicamente preparato, esistono già da tanti anni gli autobus alimentati di metano, i mezzi di qualsiasi tipo alimentati di metano e altre tecnologie che possono utilizzare il metano. Questo per rappresentare quindi quelle che sono date consuntivo che ovviamente possono essere ulteriormente sviluppate e date in prospettiva sul biometano molto importanti per affermare un primo punto. Tornando al coraggio, purtroppo anche l'Unione Europea non è stata conseguente da questo punto di vista, quindi non ha avuto il coraggio di incrociare le due direttive energie e rifiuti. Nelle premesse, in entrambi quando furono lanciate, si volevano incrociare, far incontrare, perché i rifiuti erano visti come un interessante possibile contributo alla produzione energetica, tra l'altro una produzione energetica che aumentava o contribuiva, come dire, ad aumentare, a ridurre la dipendenza da energie che provengono da fuori dell'Unione Europea, oltre che a rendere più efficiente il sistema. Le premesse in partenza c'erano quando sia la direttiva sull'energia che sui rifiuti sono arrivati a conclusione, queste premesse si sono diluite perché evidentemente sulla produzione di energia da rifiuti anche in Europa c'è qualche tensione che noi in Italia siamo ben, conosciamo bene da tanto tempo. Si dimentica un altro aspetto, poi arrivo a rispondere alla domanda alla fine. Tutti, come dire, parliamo di economia circolare, parliamo di climate change, parliamo di rinnovabili, eccetera, eccetera, però non siamo né coerenti né conseguenti. Allora fatemi fare tre esempi un po', se vogliamo, scolastici, ma ogni tanto bisogna che ci ripetiamo anche gli aspetti più banali per fare in modo che non si disperdano nel dibattito. Se non ci sono impianti, come diceva qualcuno, se non c'è un'efficace gestione efficiente, anche in termini di prezzi, si rischia di alimentare il mercato dell'illegalità. E sappiamo bene che il mercato dell'illegalità non ha problemi di tutela ambientale, quindi gli impatti ambientali in termini di inquinamento dei suoli, delle valli, delle acque, così come della produzione di emissioni in atmosfera di CO2, non è misurabile, ma è sicuramente significativo. Ma facciamo finta che l'illegalità sia un fatto marginale. Però ci sono altri due fattori che possiamo anche misurare. L'esportazione dei rifiuti da una regione all'altra o all'estero, che in qualche modo è implicitamente ritenuta l'opzione prevalente per determinate forze politiche, per determinate realtà territoriali, è o non è impattante sulla posizione CO2?
io sto raccogliendo 200.000 tonnellate, mal contate, di rifiuti organici che sto spedendo a 500 km di distanza. E aveva fatto, questo dato non mi ricordo, chiedo scusa, ma aveva fatto la sua proporzione, il suo calcoletto, di quanta CO2 metteva in atmosfera perché trasferiva a 500 km di distanza. Poi aveva costruito anche gli altri due scenari. Se realizzo gli impianti sul quale ho avviato l'iter autorizzativo, quanto si riduce più la CO2? Sono impianti di trattamento aerobico, quindi non c'è la digestione anaerobica, e poi detto, ipotesi remota, la più performante, se quegli impianti fossero dotati anche di digestione anaerobica, non solo ridurrei le emissioni di CO2, ma avrei un saldo positivo perché produrrei una metano che non è stato visto mai, che è un combustibile totalmente rinnovabile che va a sostituire dei combustibili fossili. Il terzo aspetto: in questo paese c'è un'alleanza trasversale di consapevoli e inconsapevoli che è fenomenale verso gli scali. Ma qual è l'impianto di trattamento di rifiuti che impatta di più rispetto al climate change? Ma è la discarica, al di là dei problemi che diceva De Luca, che per la mia impresa ne ha 40, essendo somma di aggregazione di tante imprese, ne abbiamo liberato tante discariche, abbiamo 40 di discariche esaurite che per 30 anni, quindi ci saranno generazioni future di manager delle imprese che dovranno preoccuparsi di questi impianti. Al di là di tutti questi problemi di costo temporale di occupazione del territorio, ma la discarica è l'impianto che più degli altri emette CO2 e non è una novità di oggi, lo sappiamo da almeno 20 anni. C'è un famoso studio, se non ricordo male, del 2003 che veniva citato dall'ex ministro Ronchi dell'Università di Pavia, che dimostrava le performance ambientali della termovalorizzazione rispetto alla discarica, proprio rispetto a questi dati. Allora, vogliamo provare a combattere l'esportazione, il trasporto di rifiuti e l'utilizzo massivo delle discariche del 23% per gli urbani, 10% che vale 12 milioni di tonnellate per gli speciali, o continuiamo a evocare il climate change, soluzioni miracolistiche e poi questi problemi sono sempre più gravi? Il centro studi delle Camere di Commercio, dati 2016, aveva stimato in 1.200.000.000 di chilometri per l'anno 2016 il trasporto dei rifiuti prodotti in Italia, 1.200.000.000 di chilometri. Pensate quanto CO2 avremmo potuto risparmiare se ci dotassimo di un sistema impiantistico meglio distribuito sul territorio che faccia effettivamente valere il bacino, il principio di prossimità. Noi abbiamo fatto, come diceva Gianluca quando mi dava la parola, in Italia abbiamo fatto varie valutazioni di fabbisogno. Cito questi dati perché mi serve per arrivare alla conclusione della riflessione. Abbiamo fatto tre scenari. Primo scenario, qual è il fabbisogno se ogni regione dovesse essere autosufficiente? Abbiamo fatto uno scenario come se l'autosufficienza dovesse essere tra macro regioni, abbiamo fatto uno scenario come se l'autosufficienza dovesse essere nazionale. Vi cito il primo e il terzo dato, perché altrimenti rischierei di confondere e perché comunque dà un po' il senso, la misura delle cose. Considerate che abbiamo fatto questi scenari tenendo presente il raggiungimento dei target dell'economia circolare, quindi il famoso 10%, il 65%, del 5, eccetera, eccetera. Non abbiamo considerato aumenti demografici, ma neanche abbiamo considerato misure di prevenzione, perché riteniamo che questi possono annullarsi. Ovviamente questi sono potremmo chiamare dei veri e propri tools, ovvero potremmo anche modificare qualche parametro di riferimento per vedere quale esito possiamo avere in questi. Allora, i due dati sono che se dovessimo avere tutte le regioni autosufficienti, noi abbiamo un fabbisogno di impiantistica per la frazione organica pari a 4,2 milioni di tonnellate e per quanto riguarda il recupero energetico 2,7 milioni di tonnellate. Se invece consideriamo un bacino nazionale, quindi un
una maggiore efficienza impiantistica, un più ridotto numero di impianti, ma evidentemente qualche esigenza di trasporto, trasferimento di rifiuti maggiore, avremmo un fabbisogno comunque di 3 milioni e mezzo di tonnellate di trasferimento organico e di 1 milione e mezzo di tonnellate per il recupero energetico. Sono comunque numeri importanti, sono comunque numeri che presuppongono investimenti molto significativi. Investimenti che, sia che siano nell'ordine di grandezza che diceva prima Steardo, sia che siano inferiori o maggiori, mi sento di poter dire, non è una presunzione sotto questo profilo, che sono investimenti che potrebbero non gravare sulle finanze pubbliche, perché c'è un sistema di imprese che è in grado di finanziare, di fare questi investimenti, ovviamente se ci sono regole, norme chiare e stabili, se ci sono contratti di lunga durata. Può essere messo in moto un meccanismo analogo a quello che ARERA è riuscito a rilanciare con la regolazione nel servizio pubblico. Un ultimo dato, poi arrivo alla conclusione. Noi abbiamo voluto fare anche un'altra riflessione che abbiamo presentato sempre in occasione di Ecomondo. E fatemi fare un passo indietro, proviamo a fare un po' di storia del nostro paese. Noi siamo stati abituati, siamo ancora marchiati in Europa su questo, a conoscere le emergenze di tutti per la non capacità di alcuni territori, pensiamo alla campagna nata nel 2008, di trattare e di avere impianti di smaltimento di recupero energetico per il trattamento dei rifiuti in urbani non differenziati. Dicevo, siamo marchiati perché quando mi capita di fare un confronto a livello europeo ancora mi rinfacciano questo, non è che mi dicono ah, mi sento armi, era il Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, sono regioni già europee, no, quindi campagna, adesso mi fanno sorrisi, ma poi c'è Roma. Questo vuol dire un po' scoccia, perché poi tra l'altro io sono figlio di essere italiano, mi piace il nostro paese, mi piacerebbe poter essere, come dire, poter portare una rappresentazione più positiva del nostro paese, lo sforzo che comunque cerchiamo di fare. E poi pochi anni fa, mi sembra che ne abbiamo parlato anche in una delle trasmissioni del VAS, si presenta un diverso tipo di problema nella gestione di rifiuti, un diverso tipo di emergenza, ovvero va in crisi l'industria del riciclo, contestuale convergere di vari fenomeni, dalla vicenda cinese che impatta su tutto il mercato europeo dei rifiuti, l'aumento delle raccolte differenziate, una capacità impiantistica limitata e non all'altezza sotto il profilo tecnologico comunque, fa sì che vanno in crisi gli impianti di riciclo perché non hanno sbocchi per gli scarti del riciclo. Perché notizia che noi operatori conosciamo bene, ma che qualcuno della politica non gli piace sentirsi raccontare, il riciclo è un'attività industriale che comporta la produzione di rifiuti, essendo che l'economia circolare non è ancora del tutto affermata. Vanno in crisi questi impianti che si ripercuotono anche sul rallentamento della raccolta differenziata. Poi, a questo si aggiunge un problema che cito come titolo ma che non approfondisco, che questi impianti qui, adesso è un altro tema, è stato detto anche questa mattina, c'è tanta carta, cartone riciclato nei magazzini che non si riesce a far uscire, e lo stesso cade anche per alcune frazioni di plastica, perché il mercato non recepisce, non c'è la domanda. O il fenomeno del legno, dove addirittura importiamo il legno dall'estero e si blocca il legno raccolto in maniera differenziata a livello nazionale. Non approfondisco. Poi da ultimo arriviamo a quale problema in termini di emergenza di rifiuti, cominciano qua e là, soprattutto nelle aree più economicamente avanzate come l'Emilia Romagna e il Veneto, le confindustrie o le confederazioni regionali o addirittura le centrali cooperative dire scusate, non sappiamo più dove portare i rifiuti. Ovviamente cosa succede? Per primo se la prendono con il gestore dei rifiuti, diciamo scusate, c'è un problema nazionale di capacità impiantistica. Con questa consapevolezza si sono presentati dalle istituzioni dicendo guardate, dovete favorire la costruzione di impianti perché le nostre
imprese non sanno dove mettere i rifiuti, stanno valutando l'estero, sono aumentati i costi. Abbiamo provato a fare qualche valutazione. I costi sono aumentati nel giro di un paio d'anni del 40%, si è stimato che la fattura, l'aumento della fattura degli trattamenti di queste imprese manifatturiere cubi 1 miliardo e 300 milioni. È prudenziale? Non è prudenziale? Non lo so, però ci dà un ordine di grandezza spaventoso, ma con 1 miliardo e 300 milioni avremo finanziato un buon 25% di un buon piano di investimenti per realizzare le piste in questo paese e ridurremo la CO2, l'esportazione di trattamenti illegali, eccetera, eccetera. 1 miliardo e 300 milioni. Questo è il vero costo della politica. A me interessa relativamente quanto prende un sindaco, un deputato, un senatore, perché il vero costo della politica è questo, di una politica che non decide, di una politica che non ha coraggio, come diceva Vivarelli, come diceva Steato. Allora, quali sono le soluzioni? Le soluzioni non le abbiamo, noi non possiamo fornire le soluzioni tecnologiche, abbiamo un sistema di imprese che è capace di investire, abbiamo delle capacità di innovazione, di ingegneria nelle nostre imprese, siamo sempre alla ricerca di nuove attività e nuovi flussi di rifiuti da poter intercettare, si parla di pannolini, si potrebbe parlare delle sperimentazioni che si sta facendo per selezionare il poliaccoppiati o nome commerciale più comprensibile Tetrapack per avviare gli specifici impianti di riciclo. Potremmo citare tante iniziative, ma dicendo le due, il tessuto normativo, opposizione a qualsiasi tipo di impianto, ovviamente può rendere vano tutti questi sforzi. E che cosa fare? Qualche proposta comunque la faccio, ma naturalmente qui si rischia di scendere un po' nella retorica e nella banalità, e cerco di condirla con me. Sono tre terreni di lavoro e lo faccio con tre citazioni. Allora, la prima, poi buon Alessandro mi ha già sentito la settimana scorsa fare riflessioni analoghe. La prima, cito Greta. Si parla molto di Greta, l'opinione anche a sproposito, di che cos'è Greta, che malattie ha, che cosa fanno i suoi genitori, i figli, le sorelle, eccetera, tutta questa strumentalizzazione sulla persona e si perde un po' di vista quello che è il messaggio. A me non interessa per quale ragione lo faccia, chi è, che cosa c'è dietro. Leggo il messaggio che questa ragazzina è arrivata a Roma e ha detto una cosa ben precisa, è l'unico messaggio che non si ricorda mai: politici, ascoltate gli scienziati. Allora, io voglio utilizzare questo stesso concetto anche nel nostro mondo. Politici, ascoltate gli scienziati e gli esperti, perché questo paese sta deragliando perché gli esperti di rifiuti, così come gli esperti di medicina, 20 anni fa la politica si era messa a discutere anche delle cure oncologiche, se vi ricordate, o gli esperti di energia, sono persone che nel loro curriculum non hanno una competenza specifica, ma spesso hanno soltanto un ruolo nell'opporsi a degli impianti, ad essere parte attiva dei comitati, e io non sono uno che deve i comitati sono estremamente utili quando sono animati da propositi sinceri e onesti intellettualmente. La seconda citazione, per arrivare al secondo concetto, sono sicuramente una persona poco data a citare Winston Churchill, però Winston Churchill disse una cosa sacrosanta che dobbiamo tutti ricordare. Lo statista si distingue dal politico perché lo statista pensa alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni. Allora, se vogliamo fare le energie rinnovabili, se vogliamo fare l'economia circolare, se vogliamo risolvere questi problemi di cui abbiamo discusso questa mattina, dobbiamo fare dei piani, dobbiamo avere delle strategie, non è che possiamo improvvisare. Nell'improvvisazione è evidente che tutti dicono no a tutto. Allora, noi abbiamo fisi dal lato su, noi, altesi, se un po' tutti facciamo questi esercizi di stimare ciò di cui c'è bisogno, lo stimiamo perché c'è un obiettivo, abbiamo dei target di legge, abbiamo un'economia da sviluppare, abbiamo delle risposte da dare ai cittadini, collochiamo tutto questo dentro delle strategie, usciamo dalla logica localistica, o talvolta
anche regionale di pensare di poter fare tutto da soli, perché poi abbiamo visto che non è possibile. Usciamo dalla logica, ascoltando gli scienziati, che gli impianti dei rifiuti fanno male, per cui l'accetto solo se tratta i rifiuti del mio territorio. E poi dopo non riusciamo a capire, ma qual è il mio territorio? Il comune vicino è il mio territorio o non è il mio territorio? Per non parlare della regione o della provincia. Dotiamoci di una strategia nazionale sui rifiuti che stabilisce bene gli obiettivi e il fabbisogno della crisi ambientale, evitando di fare l'esercizio da scolaretti presuntuosi di voler anticipare gli obiettivi europei. Non stiamo rispettando gli obiettivi che abbiamo da tanti anni, dobbiamo anticipare gli obiettivi europei, tra l'altro di un anno. Ma non è che c'è lo switch per cui oggi abbiamo fatto le fossili, domani rinnovabili, spingo il motore, siamo a posto. Perché c'è la famosa transizione, e qui vengo la terza citazione e concludo per compiacere al moderatore che mi sta sentendo. L'impianto. Il tema della transizione energetica, transizione verso l'economia circolare. Allora, come c'è quella famosa lettura, cioè delle giovanine, più che morire eroicamente per una causa, è bene vivere umilmente per essa. Allora, la transizione vuol dire questo, perché siamo tutti fenomeni che vogliamo fare l'economia circolare, anzi c'è già l'economia circolare, ci sono già le rinnovabili, quindi non bisogna fare con l'inceneritore, non bisogna fare con la centrale a gas, non bisogna bloccare le pirelli. Ma il concetto di transizione non è il salvaguardare o allungare la vita di qualche uno che è in agonia. Dobbiamo costruire le premesse per arrivare effettivamente a quell'obiettivo. Nella transizione energetica si sta dicendo che per superare il carbone e non solo c'è bisogno del gas metano, che è sì fossile, ma è meno impattante per tanti parametri rispetto alle altre fossili. Allora, bloccare le trivelle adesso non ha senso in quest'ottica di transizione, perché non è che quelle trivelle vengono sostituite a rinnovabili, quelle trivelle vengono sostituite dal gas russo, dal gas libico, dal gas egiziano, come un grave impauperamento dell'economia nazionale. La stessa cosa per l'economia circolare: noi non abbiamo sistemi di responsabilità del settore e design che facciano sì che adesso, neanche domani, adesso non ci sia produzione di rifiuti. Perché la riconversione industriale e tecnologica richiede degli anni. Il tema della plastica, affrontato come la plastic tax, non è assolutamente affrontato in maniera adeguata, poi vedremo come la modifica. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di costruire anche un rapporto con i soggetti interessati, il famoso 17° corso delle Nazioni Unite che parla di partnership, di condivisione, di collaborazione. Allora dobbiamo uscire dalla logica che ognuno difende il suo orto, compreso il ministro dell'economia o il governo che ha bisogno di raccogliere denari e quindi pensa alla misura fiscale, dobbiamo pensare a una maggiore collaborazione per condividere gli obiettivi, dove probabilmente tutti devono fare un passo indietro per fare complessivamente un passo in avanti. Quindi quello della transizione non è uno stop, è un concetto serio su cui dobbiamo organizzare bene il nostro... Scusate, non è stato.